dovuto attendere un po', ma alla fine il Fagioli è tornato a fare suo. Simone Fagioli ha conquistato per la 12ª volta la cronoscalata Gubina, ha battuto Christian Merli al termine di un duello al solito molto equilibrato in una giornata tutt'altro che semplice. Perché ci si è messo un bel temporale mattutino, un'ora prima della partenza di gara 1, a rimescolare le carte in pista. Nonostante ciò, Fagioli non si è fatto sfuggire l'opportunità di riprendersi il trono del Bottaccione, grazie anche a una prima manche decisamente convincente, cui ha fatto seguito una meno precisa, ma comunque efficace, nel pomeriggio. Tempi buoni per resistere all'assalto di Christian Merli, che a Gubbio aveva vinto le ultime due edizioni dopo essersi sbloccato al Master del 2018. Successo meritato quello di Fagioli della sua norma M20, utile anche per mettersi in tasca il titolo italiano, pur perdendo gara 2 di 15 centesimi. La gara è sempre più difficile, qua si gioca a decimo, si sa, però era 2 anni che perdevo veramente per poco, quindi era dura, perché per me questa è una gara importante, c'ho tanti amici, tanti bellissimi ricordi, è una gara dove ci tengo a far bene e per fortuna è arrivata la vittoria e di questo sono molto contento. Mi dispiace un po' per la seconda manche, che ho fatto 2 intraversate, specialmente una che non dovevo fare. Questo temporale di stamattina ha raffrescato molto l'aria, le temperature dell'asfalto sono cambiate, abbiamo fatto scelte diverse pneumatici, però devo dire che le gomme Pirelli sono comportate bene, l'asfalto era insidioso, la gara è molto scivolosa negli ultimi anni. Questa sta diventando una caratteristica del Gubbio Madonna della Cima, quindi bisogna lavorare per andare incontro a queste difficoltà e la rende ancora più speciale. Gubbio per Fagioli ha sempre un significato speciale e il ritorno alla vittoria val bene una dedica sempre sentita. Guarda, io qui la dedico sempre al mio amico Raimondo Sali, non c'è più, perché quando vengo qua c'è sempre il mio cuore, quindi la dedico a Raimondo. Temeva il caldo Christian Merli, ma anche con temperature un po' più abbordabili alla sua sella è mancato qualcosa, soprattutto al mattino, dove ha faticato a restare attaccato, a arrivare nella corsa al titolo. Sì, sì, con lui tutti sono forti, ma lui ha qualcosa in più e riuscire a batterlo devi fare tutto il 100% e a volte ancora non è sufficiente, quindi ci sta, dai, abbiamo fatto una, almeno abbiamo preso i punti di gara 2, però va bene, dai. Purtroppo negli ultimi anni ha perso un po' di grip l'asfalto qui a Gubbio, già l'anno scorso l'avevo notato, e credo che per il momento sia difficile riuscire a fare, ad avvicinare i record di qualche anno fa. Quando chiudiamo il casco vogliamo vincere tutti, poi alla fine dai, il nostro sport qualche volta bisogna anche sapere accontentarsi del secondo posto assoluto, non è sicuramente male, come ti dico qui basta pochissimo per gara 1, un po' di difficoltà, un po' di problemi col posteriore e fai presto ad arrivare dietro, il gap si accumula e c'è stata un po' troppa differenza, dai, insomma. Come già accaduto nel 2020, il podio l'ha completato Domenico Cubeda, che a sua volta ha fatto un po' fatica a restare agganciato ai tempi fatti registrare nella precedente edizione del Fagioli. Diciamo che fare i tempi di Simone e Christian sono quasi inarrivabili. Loro sono di un altro livello, l'obiettivo è il terzo posto, quando ci sono loro ci sono riusciti, quindi sono contento. Parlando dei tempi, no, perché l'anno scorso ho fatto meglio, ho fatto un 35,9, quindi quest'anno mi aspettavo almeno di ripeterlo. E non so sinceramente cosa sia accaduto per non poterlo fare, e quindi questo valuteremo, vediamo un po' cosa c'è sotto. Speriamo sia una cosa semplice. Achille Lombardi ha pregustato per qualche istante persino di salire sul podio, salvo poi dover difendere la quarta piazza assoluta dall'assalto del 22enne Luigi Fazzino, che ha chiuso quinto al termine di un entusiasmante weekend di gara, prendendosi con merito anche il trofeo intitolato alla memoria di Marcello Ceciglioni, riservato al miglior under 25 di giornata. Nella top 10, al sesto posto, spazio per Franco Caruso, bravissimo a interpretare meglio di Angelo Marino, che gli è finita alle spalle di un paio di secondi, la seconda manche di gara. All'ottavo posto, menzione d'onore per il francese Sébastien Petit, tornato a Gubbio dopo l'esperienza al Master nel 2018, che al volante di una norma Bardal 4x4 a trazione integrale motore turbo, peraltro ancora in fase di sviluppo, ha fatto registrare tempi decisamente lusinghieri. È un piacere per me essere a Gubbio, è veramente una gara che mi piace tanto, l'ambiente, i piloti italiani, i fan,
e anche la città sono meravigliosi. Era la gara che ti aspettavi anche con la tua vettura? No, è una macchina che sviluppo e non sono troppo contento dell'assetto adesso e stiamo lavorando sopra per le prossime gare. Nono posto assoluto per Giancarlo Maroni Junior, sempre più a suo agio sull'Osella PA21 1006, che ha battuto il diretto rivale Samuele Cassiba, motorizzato con il 1000, nel duello tra vetture e sports car motorimoto. Breve recap di tutte le vittorie di gruppo. Spicca quella di Luca Gaetani nella GT, che a Gubbio presentava splendidi modelli targati Ferrari, Lamborghini, Porsche e Lotus. La Ferrari 488 di Gaetani l'ha spuntata in gara 2 su Rosario Iaquinta, che era stato il più veloce sia al sabato ma soprattutto al mattino. Scontata l'affermazione di Marco Gramenzi della sua Alfa Romeo nel gruppo E2SH, mentre nel gruppo E1 un po' a sorpresa è la Mini Cooper di Giuseppe Aragona, a prendersi lo scettro superando di soli 17 centesimi, al termine di una favolosa gara 2, la Renault Clio di Carmine Tancredi, che aveva costantemente guidato la classifica di gruppo sin dalle prime prove del sabato. Al terzo posto il bulgaro Julian Telischi, al debutto assoluto a Gubbio ma apparso decisamente in graspolvero al volante di una bellissima Mitsubishi Lancer. Nulla da eccepire al solito sul successo di Rudy Bicciato con la Mitsubishi Lancer Evo nel gruppo A, imprendibile per qualsiasi rivale, sempre più a suo agio lungo i tornanti e cubini, mentre nel gruppo N la vittoria finale se l'ha giudicata con merito il rientrante Lorenzo Mercati, sempre su Mitsubishi. Nei Racing Start è stato impossibile per chiunque tenere a freno Antonio Scappa, velocissimo con la sua Peugeot 308 GTI in tutte le manche di gara. Nella Racing Start Cup, vittoria senza particolari difficoltà per Andrea Palazzo, mentre nel Racing Start Plus alla fine la zampata l'ha piazzata Giacomo Liuzzi al volante di una Mini Cooper con la quale è riuscito anche a centrare il record del tracciato della categoria, precedendo di 5 secondi il figlio d'arte Luca Sbicciato, destinato però a far parlare di sé negli anni a venire. Infine, gara accesa anche tra le bicilindriche. Il successo finale se l'è portata a casa Andrea Currenti, bravo a resistere nel pomeriggio al tentativo di rimonta di Angelo Mercuri, che ha pagato dazio una prima manche un po' al di sotto delle attese. Successi infine per Bissichini e Kirschbaumer nelle categorie produzione. Gioie e dolori per quel che riguarda la partecipazione dei piloti agudini alla kermesse di casa. Il migliore, come nel 2020, è stato Gianni Urbani. Tredicesimo assoluto, vincitore nel gruppo CN, l'esperto pilota è stato premiato con il riconoscimento alla memoria di Mauro Rampini, ma ha dovuto fare i conti con qualche difficoltà di assetto della propria sella, non nascondendo un po' di disappunto a fine gara. È andata bene, non sono soddisfatto perché non ho fatto i tempi che volevo. Bisogna trovare la causa della mancata performance, ma purtroppo è andata così. Dovremmo andare a vedere qualcosa che ci manca di sicuro nel motore, non tanto nel telaio. Ci manca qualcosa nel motore, abbiamo avuto un calo di motore nelle ultime paio di gare, bisogna andare a vedere che è successo. Però tutto sommato sono soddisfatto, va bene così. In famiglia la passione per i motori non è però solo un'esclusiva paterna. Anche Riccardo Urbani ha dimostrato di saperci fare, chiudendo 17esimo assoluto nel weekend, in cui ha fatto il suo debutto assoluto al volante di una Wolf GB08 Thunder. Riccardo è bravo, anche se mi fa stare in pena, però è bravo, è venuto via bene con questa macchina che ha guidato venerdì per la prima volta, è andato increscendo nelle prestazioni, e a parte un piccolo errore che ha fatto ieri mattina nella prima sessione di prove, è stato sempre un crescendo e finché ha fatto anche un bel tempo, è stato bravo. Cuore di papà, no, vabbè, sono soddisfatto perché è stato un crescendo, considerando che era la prima esperienza con uno sport, la macchina non la conoscevo, io non sono un abitué delle salite, Gubbio è l'unica salita che faccio perché è la salita di casa, che mettendo insieme tutte queste cose che non vogliono essere una giustificazione, diciamo, la prestazione per quanto mi riguarda è stata positiva. È chiaro che se ci fossero state un altro paio di manche magari sarebbero venuti i tempi che dovevano venire con quest'auto qua, però non siamo distanti, insomma, quindi anche considerando le condizioni un po' della pista, che è piuttosto scivolosa del tracciato, per cui sono abbastanza contento, stiamo lavorando.
4 secondi più dietro e 20° assoluto si è piazzato Luca Bazzucchi, che a sua volta sta imparando a conoscere la Wolf, con la quale non aveva mai corso prima a Gubbio. Era la prima volta che, no, la seconda volta che guidavo questa macchina e c'era da migliorare. E comunque, sai, la domenica sera quando la riporti sana sono sempre contento. Vuole andare meglio. Giornata nera per due cubini molto attesi alla vigilia, specie dopo gli ottimi tempi fatti registrare al sabato. Sia Alex Picchi che Paolo Biccheri hanno rovinato la loro prova nella prima manche della domenica, commettendo un errore nella prima parte del tracciato e vedendosi costretti al ritiro. Hanno invece concluso la gara Cristiano Rossi, Cristian Fiorucci e Simone Casagrande. Tra le auto storiche, dove la prova non valeva per il campionato italiano, partecipazione inferiore alle attese e vittoria finale per Giacinto Giacchè, compaesano del grande Luigi Fagioli, nato a Osimo come lui, che al volante di una Fiat 131 Abarth ha superato Marco Naibo. La Coppa delle Dame, premio dedicato alla donna più veloce sul tracciato, è andato invece alla siciliana Martina Raiti. La due giorni del Fagioli ha mantenuto le attese, pur nella difficoltà di una pandemia che ha impedito ancora una volta l'accesso del pubblico lungo il tracciato. Qualcuno è salito lo stesso e si è goduto un bello spettacolo. La pioggia, caduta copiosa prima di gara 1 della domenica, ha regalato incertezza e un po' più da fare agli addetti ai lavori, ma tutto è filato liscio. La presenza degli ispettori FIA ha ribadito inoltre la volontà della classica della velocità in salita di far parte presto del campionato europeo, un obiettivo che appare ogni anno sempre più a portata di mano. L'edizione numero 56 passerà alla storia anche per la presenza della fanfara dei bersaglieri, che ha omaggiato piloti e comitato organizzatore all'arrivo durante la cerimonia di premiazione. Gubbio ha vinto ancora la sua sfida. Aspettando tempi migliori, il Fagioli rimane sinonimo di altissima qualità. Ecco.